L'incendio è scoppiato poco dopo le 14 a ridosso del faro. A Bibione in pochi minuti è stato un fuggi-fuggi di bagnanti dalla pineta. Il fumo visibile a chilometri di distanza fino a Trieste. 8 persone sono state tratte in salvo dalla capitaneria di Porto di Lignano. Per sfuggire al rogo si sono lanciate in acqua. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente nella zona tra il faro e il passo barca di Bibione, fino agli 8 rimasti imprigionati a riva. Decine le telefonate al numero di emergenza dei vigili del fuoco che hanno raggiunto la zona da Porto Gruaro, La Tisana, Lignano, Mestre, Udine e Padova, portando 2 autopompe, 6 autobotti, tra cui 2 autocisterne, 3 moduli antincendio boschivo al lavoro fin da subito per cercare di contenere le fiamme e limitare i danni alla pineta. In azione anche il Canadair. Noi eravamo in attenzione perché potesse eventualmente interessare anche la zona di Lignano, cosa che attualmente non è accaduta. E comunque sono stati schierati tutti i mezzi della protezione civile comunale proprio in previsione di una potenziale situazione di crisi anche sul nostro territorio. Confermo comunque al momento questo non è avvenuto, il presidio verrà mantenuto sicuramente per tutta la nottata, abbiamo avuto anche il supporto, è arrivata anche la forestale della regione. Attivate anche le squadre di emergenza del vicino campeggio e Marina 1, le operazioni sono state gestite dalla sala operativa della regione del Veneto. Il rogo si sarebbe innescato in un campo di mais proprio adiacente alla pineta. Decine di segnalazioni sono arrivate anche da Lignano Sabbiadoro. Bagnanti hanno riferito di sentire odore acre e puzza di bruciato. A centinaia stanno seguendo a distanza le operazioni di spegnimento del rogo. È una tragedia questa. Per fortuna ci sono i vigili del fuoco che danno una mano sempre, che riescono a spegnere le fiamme, perché qua è stato un disastro. Sono in campeggio io qua dietro e mi sono preoccupato subito perché pensavo venisse dal campeggio e invece fortunatamente è al di là del fiume e spero non ci siano persone. Veramente siamo vicinissimi a quello che è un campeggio dove ci sono bambini, famiglie che erano qua tranquille e noi ci siamo spaventati un sacco. Speriamo che riescano a domare l'incendio perché veramente è terrificante. Non so quanto facile sia fermare queste fiamme qui, è veramente un problema grande. Purtroppo. È un peccato, un dispiacere, è ovvio, basta vedere. No. L'amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento, intanto con il sindaco Flavio Maurutto, per motivi precauzionali ha chiuso al pubblico il faro e sospeso il collegamento via barca tra Bibione e Lignano.